Non c'è più l'erba alta su alcune aiuole del lungomare di Salerno. Gli operai di Agriverde che nei giorni scorsi hanno avviato sul lungomare Tafuri di Torrione gli interventi di manutenzione del verde pubblico della città di Salerno hanno provveduto, seppur ancora solo in parte, alla zona che da Santa Teresa si apre sul lungomare Trieste. L'erba nelle aiuole è stata tagliata dagli operatori di Agriverde, l'impresa che si è aggiudicata l'appalto ponte per i servizi del comune di Salerno, dopo mesi di incuria, sporcizie e soprattutto tante polemiche da parte dei cittadini. Incurie ed abbandono dettate dall'indagine giudiziaria che ha coinvolto cooperative e comune di Salerno. Ma se gli operai hanno raso al suolo l'erba alta, non si sono invece abbassati i toni del malcontento dei salernitani che, nonostante l'avvio dei lavori di manutenzione, hanno comunque criticato, soprattutto via social, il primo cittadino di Salerno, Vincenzo Napoli, che non si è sottratto a replicare alle domande dei giornalisti nel corso della conferenza stampa di presentazione di Salerno Corre, che domenica 15 maggio vedrà in movimento diverse società sportive con il coinvolgimento di tanti salernitani in corsa per la gara podistica. Io mi rendo conto che i cittadini hanno motivo di lamentarsi, non mi faccio velo rispetto a queste cose. Stiamo facendo azioni mirate, stiamo facendo delle azioni tampone, nel senso che nell'attesa che si espleti compiutamente la gara, che è in corso di perfezionamento per quanto riguarda la giudica, abbiamo fatto delle azioni tampone che non sono sicuramente del tutto soddisfacenti, ma in qualche modo danno una risposta. Stiamo facendo dei tagli cadenzati insieme all'assessore Natella, stiamo verificando in che modo corrispondere in termini di ampia azione in tutto il territorio cittadino, ma quando poi si arriverà al regime vedrete che le cose cambieranno radicalmente.